tutti sapete già che cosa vuol dire questa divisa, perché questa è la divisa ufficiale della rubrica Basic Vogue, ovvero il video in cui ricreo i tutorial di Vogue dell'Espersar con prodotti prevalentemente low cost, quindi da poracci come piace a noi perché la vita va presa così. E il tutorial che vado a seguire oggi è quello di Doja Cat, non so se la conoscete, io personalmente l'ho scoperta da pochissimo, grazie a TikTok ovviamente, perché vabbè, la mia gira, l'avete capito, la mia vita ormai gira intorno a TikTok, quindi non è una sorpresa questa. E comunque è una cantante e appunto ha fatto questo video, questa sua routine da e-girl. È una routine veramente lunga, quindi direi di iniziare subito. E comunque ho comprato dei nuovi fiorellini dal Lidl e li ho messi lì di sfondo. Quanto sono carini i miei fiori. Hey Vogue, it's Doja Cat. I'm about to show you a look that I do pretty often. E-girl, like sickly look, where I look like I just woke up and blew my nose. I'm gonna start with skincare face wash, and I use Tatcha. Get all that night mask off. Allora, come cleanser lei usa quello di Tatcha, io uso questo qua di Beyond Me, che in realtà è un cleansing scrub gel, ma è uno scrub veramente molto 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 delicato, quindi va bene ugualmente. Lei è sopra un lavandino, io no, quindi vado in bagno a farmelo e torno subito. Niente, ho deciso che mi voglio male, lo faccio qua e poi lo vado a sciacquare di là. Ho legato i capelli perché effettivamente è un'ottima idea per fare skincare. I'm doing this exfoliating powder. My hands are a little wet, so it kind of turns it into a paste. I do this like twice a day. A Doja Cat piace sfogliare la sua pelle, io la considero abrasione sulla mia. Dai ragazzi, solo per una volta. Sono contenta di aver trovato un prodotto simile a quello che ha usato lei, che è una polvere che se leggermente bagnata diventa una specie di pasta con cui lei si esfolia la pelle. E io utilizzo questa qua di Revolution ed è uno dei nuovi prodotti ed è l'Intense Cleansing Powder Conditioning Rice, quindi riso evidentemente. Ne metto un po' sulle mani che però lei ha bagnato, quindi vado a bagnarmi le mani. Sì, ma anche meno melodramma, ti stai solo andando a bagnare le mani, mica stai andando a lavorare in miniera. Ok, ne verso un po', non l'ho mai provato, ora è su tutto il pavimento. In effetti, andandolo a mischiare, diventa una specie di pasto. E vado a pulire il viso. Mi alzo per la quarta volta, vado a sciacquarmi il viso e torno subito. Comunque il workout di questa settimana l'ho fatto, eh. After this, I dry my face off and I make sure it's super dry. So I use this peel, I don't use any other peel, Skin Ink Pure Revival Peel. And I let it kind of like sit there for like 5 seconds. And then I start to go in circles around my nose first. My face comes off. Peeling. Dopo due esfoliazioni, perché no? Però vi devo dire, sapete che sto cleansing powder è veramente ottimo? È super 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 liscia la mia pelle in questo momento. Il peeling che lei va a fare, io lo faccio con questo qua di Revolution ed è l'acido, non riesco a dirlo perché è lactic acid, acido lattico, ok, mi veniva l'acido lattico e gli acido ialuronico, come ragazzi oggi è proprio l'italiano. Certo, perché di solito invece è Accademia della Crusca. E acido ialuronico e lo vado a mettere, lei allora lo applica, poi lo lascia su 5 secondi e poi inizia a massaggiarlo e dice che così in questo modo le viene via la pelle. Io non so quanto questa cosa possa essere positiva, però sicuramente le sue cellule morte sono veramente morte, si sono proprio suicidate direttamente. Ok, l'ho lasciato su, adesso inizio a massaggiare e vediamo un po' se anche a me viene via la pelle. Allora, non mi viene via la pelle, ma comunque me lo voglio lavare via subito. Contate le volte in cui sono andata in bagno a sciacquarmi la faccia in questo video. I do witch hazel. Sono già stanca, ragazzi. Allora, lei usa un tonico spray al witch hazel, io invece ne uso uno alla caffeina perché, ragazzi, vi giuro che questo avevo. È sempre di Revolution ed è il tonico alla caffeina, un energizzante che mi piace molto, che io non spruzzo perché non si spruzza, quindi lo vado a tamponare. La mia pelle penso se lo stia bevendo come se fosse acqua santa. Tra l'altro questo tonico ha l'odore che hanno gli alberghi. Non so come spiegarvi. Sapete che gli alberghi hanno tutti un po' quell'odore particolare? Anzi, no, gli alberghi in Francia. Sa proprio di alberghi in Francia. Non so dirvi cosa sia, però è buono.
When you slap your face, you're bringing kind of the blood to the surface. So then after that, you do a serum. I do like one of those and then go. Ok, siero. Come siero vado, non questo, questo è lo esfoliante. Ok, come siero uso quello l'acido ialuronico, Plumping and Hydrating di Revolution. C'è un sacco di Revolution, ma perché Revolution fa un sacco di skincare, quindi in realtà sono i prodotti più facilmente reperibili, low cost, e sono tra l'altro molto buoni, a me piacciono, quindi alla mia pelle in questo momento manca proprio uno strato essenziale, probabilmente alla protezione dello strato successivo, ma per i Basic Vogue questo è altro, andiamo avanti. Then after I do my serum, I do my eye cream, like that much. You're supposed to be pretty gentle, but I'm not, and I use it as a lip balm. Io non capisco, questa usa 40 esfolianti, tonici, eccetera, poi usa la crema occhi come lip balm, cioè, non ha senso. Comunque, allora, quello che secondo me è più simile a quello che usa lei è questo qua di Pixi, il Vitamin C Under Eye Brightener, che io sto amando. Non è propriamente low cost, però è davvero buono, secondo me. E io però non lo vado a mettere anche come burro cacao, perché non mi piace. Anche perché questo è leggermente colorato, quindi... E vabbè, lei dice che non è delicata, io neanche. Quindi su questo ci troviamo veramente molto d'accordo. After that, my cream, boom. Allora, è passata alla crema idratante e io vado a usarne una che non ho mai usato, quindi proverò oggi per la prima volta, di Revolution, della nuova linea, quella Thirsty, quella blu, ed è appunto un gel, un moisturizer in gel. Vediamo un po' come ci sembra. Ha un profumo ed è proprio gelosa. Ha una profumazione molto forte, quindi se non vi piacciono i prodotti che hanno un odore abbastanza invasivo, non so se vi può piacere, perché devo dire che si sente, ma come texture, pur essendo una crema in gel che di solito non mi fanno impazzire, no, non mi sta dispiacendo. Penso che possa andare bene anche sotto il makeup. Sunscreen, I take it, this one evaporates really nice, put that on and pat it in. Penso di aver esagerato con la crema solare. Put an oil on top of your moisturizer, it holds it down all day. I go 1, 2, 3, 4, 5. And it's gonna make you look sweaty, but that's okay. Non mi piace sembrare sudate, quindi vado a mettere, indovinate un po', l'altro prodotto di Revolution. Questo è il Gold Elixir Rose Hip Seed Oil. E quindi, come dice Doja Cat, un po' di olio sopra la vostra crema idratante la farà rimanere lì tutto il giorno. Io anche ho iniziato a switchare, cioè insomma prima lo mettevo sotto ma mi avete tutti sgridata, quindi ho scoperto che l'olio va alla fine, cioè non alla fine, comunque sì, come ultimo step della skincare, quindi forse abbiamo finito con la skincare, perché va un po' tipo a sigillare il tutto. That's it. So that's my skincare routine. My next favorite thing in the whole world, Burt's Bees cleansing oil. This works better than anything I've ever tried for my beauty blender, and I put it on my beauty blender. Ah, go stupid. I roll it around and then I just keep going like this, right? Over the sink. I mix it with water. Sono confusa sul perché abbia messo dell'olio, del cleansing oil, quindi dell'olio struccante, sulla sua beauty blender. Sono interdetta. Mi ero dimenticata mentre preparavo tutte le cose di questo passaggio. Quindi ne sparo un po' a caso anch'io sopra. Praticamente poi se lo rigiro un po' tra le mani lo strizza bene e poi lo va a mettere sotto l'acqua. Quindi lo vado anche a passare sotto l'acqua, ma continuo a rimanere un po' confusa. First, with my makeup, I color correct. I take this concealer brush. My circles. Non mi sembra vero che stiamo passando al make-up e lei utilizza, fa prima una color correction delle sue occhiaie con un correttore illuminante pescato. Io l'unico che ho credo sia questo qua, di questa palettina di Fatima Durni in collaborazione con Cosmify, direi mischiando questi due qua. Questa è la Miracle Eyes, lei ne mette una quantità abbastanza abbondante e poi lo sfuma con la spugnetta, quindi lo facciamo lo stesso. I do my foundation next and I use Fenty, 2 pumps of that. Allora, come fondotinta lei usa Fenty, il Pro Filter quello opaco, sapete che è, penso forse uno dei fondotinta che meno amato in tutta la storia del mio canale, quindi io vado a usare secondo me un fondotinta che è molto simile ma che sulla mia pelle funziona molto meglio, che è il Can't Stop Won't Stop di NYX, tonalità
vanilla e lo va a mettere con la sua spugnetta bagnata di cleansing oil, quindi lo facciamo pure noi. Penso sia una delle prime che fa una base viso full coverage su Vogue. So I put concealer. I use Fenty. So then I take it and I just make a little boat under my eye. And then I do a little soul patch, like a villain, like a Disney villain. Correttore Revolution, le usa Fenty, di nuovo per me proprio è un no, quindi io uso il Concealer and Hydrate, tonalità C3, e allora lei fa un piccolo swipe qua sotto, poi un po' sul naso, qua e qua. Well, that's a look. Next step, this Laura Mercier powder is my daddy. So I go in with my sponge, so then I put that right on my cheeks. Just in the center, because I don't like when this is shiny. Everything else can be shiny. This fluffy eyeshadow brush, like a blending brush, and then I press it in here. And this makes it so that none of that fine line shit happens. Mio terrore, il baking. Allora, io uso la cipria di Cimatti, la Bake Set and Forget. Tonalità 01, che perlomeno non è troppo secca, ma sapete che tra l'altro io veramente non uso minimamente cipria ormai, quindi è comunque troppo, e la va a premere in tutta questa zona e poi, non contenta con un fluffy eyeshadow brush, va a premerla qui perché dice che qua c'ha le rughe anche io, e poi la va a togliere con questo movimento. Non mi vedevo così opaca e piallata almeno dal 2019. Sapete perché non mi piace più tanto la cipria? Perché comunque io trovo che, ok, ancora nella zona dei pori effettivamente pialla, ma sotto gli occhi a me va ancora di più ad accentuare le fine lines. Cioè, se non metto la cipria trovo che risulti molto più giovanile il mio contorno occhi, e se anche il correttore si sposta, io lo vado a risfumare ogni tot, so che se faccio così si riaggiusta e sta molto meglio rispetto a così che sento tutto il contorno occhi secco, e se strizzo così vedo tutte le lineette. Non lo so, il mio contorno occhi in particolare non è più fatto per la cipria, secondo me. Whatever's kind of left over, swirl that around and just put that down. I take this and I get a lot on my beauty blender and I just... Niente, la cipria proprio le piace, quindi ne è andata a mettere altra e lo andiamo a fare anche noi, perché ragazzi dobbiamo assolutamente essere fedeli. Poi una cosa che invece ancora ogni tanto faccio è quella di andare a definire qua sotto, va a fare diciamo già un po' di contouring. I always contour with bronzer. Yeah, this is like every day for me. And I go under my lip and this kind of creates like a shadow. And then I go under my chin, I take it down into like my nose, but I start from here. Bronzer, io uso quello di NYX Matte Bronzer, la tonalità 03. In generale un po' in giro per la faccia, anche sotto il mento, anche qua sull'occhio. Forse ho esagerato. Ho la pelle talmente fissata e opaca che mi chiedo seriamente come faccio a far presa al bronzer, ma fortunatamente va. Next, I do my blush and I just swirl it around and just work on the edges, and I bring my blush up because I like a high cheekbone. I just start packing it onto my nose and I scrub it. I scrub my nose pretty much. I scrub it on the sides, I get under it on the sides, bam, my lips. And then I take a little bit onto my eyelids. Questo è il momento che più aspettavo di tutto il video, mettere il blush su tutta la mia faccia. E allora vado a usare questo qua di Debbie, che è super pigmentato veramente in una maniera incredibile, quindi non dovrebbe essere difficile ottenere quel look, ed è il Blush Experience numero 03. Lo vado a mettere con un pennello di It Cosmetics che è fatto apposta per il blush, e in realtà con questo blush devo fare attenzione a non esagerare, e lei lo va a mettere, ha detto, proprio sulle parti più in alto del suo viso, perché questo porta lo zigomo ad alzarsi. E poi ovviamente c'è tutta la parte sul naso. A quanto pare... Forse ho un po' esagerato. Quindi andiamo a sfumare.
Però no, dai, in realtà più o meno ci siamo, eh. Forse devo mettere un po' più sopra. E poi lo va a mettere sulle labbra. E sugli occhi, forse anche qua ho esagerato. Sembro Miss Piggy, andiamo avanti. And then I take my bronzer. And I focus on my outer area because it just looks better on me. This is very watery, like a very liquidy blush. And I would take it, the tiniest bit, and I just pat it on my nose. And right on top, you can also, what's great is you can put liquid blush on top of powder. Riuscite a percepire la mia paura in questo momento? Allora, io un liquid blush come ce l'ha lei non ce l'avevo. Ho questo qua che comunque è liquido ed è quello di Dr. Popo. Tanto mi fa ridere ogni volta che dico Dr. Popo, lo dico proprio male. Popo. Vabbè, è il Tinted Peach Pink Balm ed è appunto comunque una specie di blush liquido che lei va ad aggiungere dopo tutto quello che ha già messo sui fianchi del naso e anche qua e proprio nel centro del viso. Io devo usare qualcosa e sfumarlo perché ragazzi ve lo giuro sembra un costume di carnevale. No, siamo in tempo comunque. Via, 40 di febbre e si sta a casa. I do my brows. I do like a little spock, angly brush, and I start shaping it. I just flick that out. Allora, lei qua fa una cosa molto interessante perché usa una matita molto cremosa che poi dopo va a sfumare col pennellino da sopracciglia e crea queste sopracciglia molto sfumate. L'unica cosa è che io non ho una matita di quel genere, quindi ho preso questa qua di Debbie. Questa è la Eyebrow Pencil 03 Long Lasting e io non credo di riuscire a fare quello che ha fatto lei perché lei, cioè, è proprio una matita in gel quasi. Vabbè, provo comunque a sfumare un po' con un pennello angolato così sicuramente ottengo un effetto un po' più naturale. I take my powder and then I put the powder over my brows. When you mattify them, it just looks more real. You get the color to come out. Then I take my brush, I go under, over, and then I just start doing this little. Ho usato in questo video la quantità di polvere che uso in un anno. Anche questo è un look comunque. My mascara, which is fire. Ok, mascara, io uso il Subliminal X Volume di Astra, che è diventato veramente uno dei miei mascara preferiti, è veramente bello, e più o meno lo scovolino alla forma che usa lei, quindi perfetto. Tra l'altro in realtà a lei adesso sta mettendo il mascara, ma poi devo ancora fare eyeliner e ombretto, e li fa in quest'ordine, eyeliner e poi ombretto. It's like a cream highlight. Put it on my nose. Put it here and it dries so fast, so you have to work really fast. On top, take a little bit more. I kind of work it upward and I focus on the part that I want it to highlight. Come illuminante liquido uso il Glow Perfect All Over Highlighter di Debbie sulla punta del naso e qua e lo sfuma. Ce n'è tantissimo. In realtà poi ci ripassa sopra con il pennello del blush per renderlo un po' più naturale. C'è di naturale. Io comunque, perché lei sembra così figa? Io sembro Rudolph, non lo capisco, non lo capirò mai, non è giusto. E comunque il resto dell'illuminante lo va a mettere sugli zigomi. Ma raga, ma io neanche d'estate quando mi ustiono sono così, devo togliere un po' di blush. I just put a little bit and I do my chin as well. You can bring the blush onto the top lip. This is the scary part. This is where everybody starts sweating. But I basically take this, make sure it's nice and wet, and then I just kind of create an angle first. I like to create like a triangle, like a wing, suspend it and then connect it. Just like. Ok, eyeliner, uso questo qua di Debbie. Ho usato un sacco di prodotti di Debbie, mi rendo conto. Comunque è il 100% precision eyeliner e cerco di fare quello che ha fatto lei. Quindi praticamente, prima di tutto ha fatto la linea attaccata alle ciglia, poi si è stesa verso l'esterno, poi ha fatto un triangolo che connettesse al centro del suo occhio. Ah, dai. Comunque penso che questo sia uno dei video più lunghi che abbia mai girato. I love a blushy red look. I just take my blush and then I take it, I swirl it and I work it into my creases. It just makes you look cold.
like you're freezing cold. And I don't know what's so sexy about being freezing cold, but I like to look like I'm freezing cold. Voi mi dovete spiegare come ho fatto a sporcarmi lì così. Come? Come? And then I do the next eye. Ciglia finte, perché non ci facciamo mancare proprio niente. Io uso le Doe Eyes di NYX, che sono secondo me abbastanza simili a quelle che ha usato lei. Lei usa quelle che proprio ha prodotto lei stessa con un'azienda. So I take this and I shake it up. And I dot, and I love this stuff because look, you dot it and then you pick it up and then you just boom it down. Leave some of them darker than the others. Io uso il mio solito fidatissimo Freckle Tint di Lotte London, che funziona benissimo e dovreste riuscire a trovarlo da OVS. Ora ho la varicella, perché io di solito non le metto mai anche sugli zigomi, sulle guance, perché non mi fanno impazzire e ora capisco perché, cioè, infatti non mi piacciono, ma va bene lo stesso. This is just a loose eyeshadow. It's like a peacocky sort of moment. It's like very blue at certain angles and very pink at others. And then, boom. Io ve lo giuro che qua non ho capito perché non l'abbia fatto prima, perché è così tanto più semplice. Ma allora, la cosa più simile che ho trovato è della palette di Carmi per Revolution, ed è mischiare You Got This con un po' di Bite Me, che gli dà un po' più di fucsia, però questo ha il riflesso blu che in realtà ha anche lei. E lo vado a... Oddio, questo era l'oro. Vabbè, l'ho pucciato in tutti i colori praticamente. E lo va a mettere praticamente sul resto della palpebra. Ed è difficilissimo evitare l'eyeliner comunque. Dai, però secondo me il riflesso è uguale. Yeah, sono riuscita anche a ricreare questo. Sono molto contenta. Tra l'altro è bellissimo questo look. Cioè, a parte tutto, mi piace tantissimo. Vabbè, è sul rosa, quindi va bene. Però con questo duochrome sopra, molto molto carino. So for a lip, I can do like an ombre. So I take this sort of deep mauve and then feather that out a little bit. And it should look like that, like you're not really wearing anything. Siamo alle labbra. Lei utilizza credo una specie di rossetto liquido che mette solo al centro, poi inizia a sfumare un po' con le dita. Io utilizzo questo qua di Astra, Hypnotize numero 01. Metto un po' al centro come ha fatto lei. Io ho deciso che per la mia sanità mentale e anche i capelli non li faccio, perché questo video è già durato tantissimo. E tra l'altro in realtà il risultato finale mi ricorda moltissimo il video in cui mi sono trasformata in una e-girl tipo 2 settimane fa. Ma infatti quello era l'obiettivo, quindi direi che sono stata brava l'altra volta. E niente, come anche l'altra volta mi piace anche questa. Forse questa volta c'è ancora più blush, che devo capire, cioè nel look totale funziona, ma mentre lo stai facendo veramente è un po' agghiacciante. Alla fine di tutto mi piace, forse comunque un pochino meno blush l'avrei usato, però di base è un look molto molto bello. Spero che vi sia piaciuto, anche perché se no ho appena sprecato almeno 2 ore e mezza della mia vita, più tutto il tempo per editarlo. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuto, lasciate il like, iscrivetevi al canale, ricreate questo bellissimo make-up e se siete arrivati a questo punto del video commentate con un emoji bella rossa come il mio naso in questo momento. E noi ci vediamo al prossimo video, peace out! Ecco a voi il meglio e il peggio di questa puntata di Basic Gaia. A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia voluto bene, bene. Perché la gente deve urlare dei miei androni? Comunque il workout di questa settimana l'ho fatto, Ma raga, ma io neanche d'estate quando mi ustiono sono così, devo togliere un po' di blush. Voi mi dovete spiegare come ho fatto a sporcarmi lì così. Come? Come? Con le dita io utilizzo, non mi viene la parola, io utilizzo...